al pensiero che ci vogliono portare all'immunità di gregge in maniera controllata, un po' alla volta. Necessariamente devo pensare questo, sapete, perché ripeto, se così non fosse, beh, mi sarei aspettato che lì l'Istituto Superiore di Sanità cambiava quelle linee guida e quindi avrebbe obbligato in tutta Italia a fare quello che di qui a breve faremo, cioè di metterli in albergo. E invece non lo faranno, non lo faranno per questo motivo. Non lo faranno perché ci sacrificheranno sull'altare dell'economia. Questa decisione, ahimè, non viene presa dalla politica, no, assolutamente, viene presa dall'economia, viene presa da coloro che praticamente, veramente decidono in questo paese, me ne sto rendendo conto in questi giorni. Vedete, si parla di fase 2, voglio stare tranquillo oggi, vorrei essere sereno, vorrei fare un ragionamento veramente con pacatezza e con calma, voglio condividerlo con voi. Si parla di fase 2, vi posso dire una cosa e non temo smentite, noi qua siamo ancora alla fase 1, ma all'inizio della fase 1. E sapete perché noi siamo ancora nella fase 1? Perché siamo stati fortunati ad avere quelle avvisaglie prima che arrivasse quello tsunami che è arrivato al nord. E quindi siamo stati fortunati a mettere in atto quelle misure di contenimento che sono servito ad evitare anche da noi quello che è accaduto al nord. Oggi però si assumono delle iniziative e delle decisioni che vanno nella direzione opposta, cioè quella di far finta che veramente dappertutto ci sia stata. Sapete cos'è? Se si va al nord oggi a fare un discorso statistico sulla percentuale di gente che si è immunizzata, beh, vi posso dire che c'è una percentuale altissima di gente che si è immunizzata, tra quelli che sono guariti, tra quelli che gli asintomatici e tutti quelli che praticamente si sono, ripeto, immunizzati, lì gran parte della gente ha raggiunto questo status, questo livello. Noi qui siamo ancora a zero e io ho una fottuta paura che noi ci stiamo per prendere un treno nei denti, ma di quelli proprio, ecco, quello sì ad alta velocità. Forse l'unico treno che vedremo ad alta velocità noi è proprio quello che ci prenderemo nei denti nelle prossime settimane se non facciamo attenzione. Vedete, non è bello essere smentiti e io non lo amo particolarmente, lo ammetto. Però sarò felice se in questo caso dovessi essere smentito. Io vi prego, vi scongiuro, non so come, quale termine utilizzare, mi inginocchio, non abbassiamo la guardia, perché ce ne potremmo pentire amaramente. Ricordatevi queste parole, non le dimenticate mai. Noi siamo ancora nella fase 1, noi siamo agli inizi della fase 1, noi abbiamo un valore, ad esempio come Regione Puglia, di appena 1000 contagiati, cioè parliamo del nulla. Quelli ufficiali, mi direte, ce ne saranno almeno 10 volte tanto
che non sono, come dire, ufficiali, tra asintomatici, tutto quello che volete. Bene, arriviamo a 10.000, a 20.000, di fronte a 4 milioni siamo ancora a nulla. Di fronte a 4 milioni siamo ancora a nulla. Noi a Lucera abbiamo avuto un picco massimo di 38 contagiati, oggi ne sono 25, 26, 27 se escludiamo quelli che si sono negativizzati. Bene, abbiamo meno di uno per ogni 1.000 abitanti. Vogliamo far finta che anche qui sicuramente ci saranno, anzi non far finta, calcoliamo che di sicuro ci saranno un casino di asintomatici, altri ai quali non viene fatto il tampone, e moltiplichiamo per 10 e quindi arriviamo a 300, a 400, a 500, a 1.000. Beh, per arrivare a 32.500 ce ne vuole, miei cari concittadini. E sappiate che se non fate parte di quei 25, 26, 27, oppure 300, 400, 500, 600, 700, 1.000 che magari girano senza che lo sappiamo in Lucera, siete tra quei 31.500 che ancora non se lo beccano. È chiaro questo ragionamento? Tutta questa voglia e queste domande di dire ma adesso quello che si può fare, si può andare là, si può fare là. Guardate, a noi ci possono dire quello che vogliono e però non facciamo l'errore di fare quello che vogliono. Noi dobbiamo fare quello che vogliamo noi, non quello che voglio io. Attenzione, perché io vi pregherò di fare quello che voglio io, ma io vi sollecito a ragionare su queste mie personali riflessioni, ok? Che mi sento di fare perché mi sento responsabile, perché io sento sulla mia pelle la responsabilità di questa comunità. E Dio sa se la sento sulla pelle questa responsabilità. E quindi voglio condividere con voi questa mia paura. Del resto lo stanno dicendo anche in maniera esplicita. Ormai la morsa sugli ospedali si è allentata. Cioè significa che le rianimazioni non hanno più quel numero di persone tali che le aveva saturate, e quindi se ci fosse stata l'esigenza da parte di altri non c'erano più posti e te ne andava al creatore. Adesso i posti ci stanno. Sapete cosa significa questo? Significa che si sono liberati i posti per altri. E quindi questa è una sorta di lotteria. Questa è la lotteria di chi dovrà andare tra noi in rianimazione. Bene! Io spero che ognuno di voi si regoli e faccia tutto quello che è possibile per non andarci in rianimazione, perché vedete moltissimi ne escono con le proprie gambe, moltissimi invece ne escono in una busta di celofan incerottati e vengono mandati direttamente al cimitero. Perdonatemi, ma mi sento di dover essere estremamente esplicito perché è un ragionamento che sto facendo a me stesso e non posso non farlo a voi perché ho la vostra responsabilità. E quindi se vi aspettate, se qualcuno si aspetta che io mi adeguo in maniera pedissequa, in maniera, come dire, chiara alle direttive che vengono da Roma, beh, sbaglia. Sappiate che sbaglia. E provo a spiegarvi i motivi. Chiudo un attimo la finestra perché sennò si muove. Si sente proprio. Scusatemi.
Io ho paura, io ho una fottuta paura, che ci stanno portando da qualche parte dove probabilmente molti non potranno tornare. Scusate, è stata trovata una cura? Mi aggiornate, perché probabilmente io mi sono perso qualche passaggio. Non mi pare che sia stata trovata una cura, non mi pare che sia stato trovato un vaccino. L'unica cosa è che si sono liberati un po' di posti.